dire o non dire ai bambini che Babbo Natale non esiste, far vivere i bambini nella realtà o farli vivere in una dimensione astratta, una dimensione fiabesca, chiamiamola favolistica. Sono queste le domande a cui cerco di rispondere in questo video di oggi, un video che realizzo per il mio caro amico, per il mio fan di nome Leonardo. Di recente Leonardo, fidanzato di Stefania, che saluto, ciao Stefania, ha donato soldi in una mia live serale e mi sento costretto, mi sento obbligato a realizzare questo video che è molto interessante. Allora, caro Leonardo, i bambini devono, e ripeto, devono avere la figura di Babbo Natale. Quindi bisogna, si deve far capire e far credere a un bambino oppure ad una bambina che Babbo Natale esiste, che questa figura effettivamente parlando esiste. Vedi, caro Leonardo, cara Stefania, io sono sempre cresciuto con l'esistenza, credendo nell'esistenza di Babbo Natale, grazie alla mia famiglia. Pensa solo che mia madre faceva travestire mio padre da Babbo Natale, lo faceva arrivare a casa e vedevo quest'uomo con questo vestito di colore rosso addosso che mi dava i regali. E per me, credimi che il Natale dell'epoca, il Natale di quando ero piccolo, era un Natale molto sentito, era un Natale meraviglioso, era un Natale davvero sublime, epico, un Natale che aveva il sapore del Natale vero, del Natale puro. Complice anche, chiamiamola, la bravura di mia madre che voleva farci vivere a me e ai miei fratelli eventuali una dimensione favolistica, una dimensione fiabesca del Natale. Tu pensa solo che il Natale dell'epoca, di quando ero piccolo, io lo sentivo tantissimo. Il Natale dell'oggi, il Natale del presente, purtroppo io non riesco più a sentirlo, io non riesco più a percepirlo. Non è un Natale che riesco a godere, a godermi, è un Natale che ritengo molto molto esterno a me, perché non c'è più questa figura, no? Di Babbo Natale, questa figura magica, questa figura angelicata. Ormai sono un uomo, ormai sono grande, è giusto che sia così, è doveroso che sia così. Però ripeto che grazie all'esistenza che reputavo esserci di Babbo Natale, ho passato, ho vissuto e ho goduto dei migliori Natali, e ripeto di nuovo, pongo l'accento, sottolineo la parola, migliori Natali di tutta la mia vita. Quelli di quando ero piccolo, quelli di quando ero un bambino. Perché mi divertivo a bestia, come direbbe il simpatico Milo Corrighini, perché c'era tutto l'effetto magico del Natale, aspettavo con gioia, aspettavo con emozione, eccitato all'idea di vedere Babbo Natale che mi dava i regali con le sue mani. Ovviamente era un Babbo Natale che non parlava, perché altrimenti io sgamavo che si trattava di mio padre, va bene? Però ho sempre vissuto con un Natale meraviglioso, ok? Quindi far credere che esiste oppure no ai bambini di oggi, certo, bisogna, ma Dio buono, caro Leonardo, è come se bisogna far vivere i ragazzini, i bambini di oggi con la figura di Babbo Natale. Deve esserci. Ma volete mettere, ragazzi, utenti di YouTube, ma anche tu, Leonardo, crescere un bambino senza la figura di Babbo Natale? Come può crescere quel bambino? Secondo me crescerà in maniera arida, sarà arido dentro, sarà triste, non crederà. Non, quando arriverà il Natale per lui sarà un giorno come un altro, e ciò è sbagliatissimo. Il Natale deve essere una festa partecipata, partecipativa, sentita, bella, affascinante, i colori, gli odori, i sapori, i regali che si avvicinano, che arrivano, grazie a qualcuno che te li fa, una figura leggendaria come Babbo Natale. Ecco, vedi Leonardo, io ti dico, senza falsa retorica, come direbbe Andrea Di Pre, io sposo in pieno chi fa credere ai bambini che esiste Babbo Natale. Bisogna far vivere i bambini in una dimensione favolistica, per non far crescere con il cuore di pietra i bambini, perché in genere un bambino che cresce
credendo alla figura di Babbo Natale, crescerà de facto, di fatto, bene, crescerà meglio, crescerà più dolce, crescerà più buono, crescerà più simpatico, più dolce, più buono, più umano. Cioè sarà meglio, secondo me, rispetto a quello che è cresciuto senza la figura di Babbo Natale, che magari sarà arido all'ennesima potenza, che magari sarà un bambino con il cuore di pietra, che magari sarà una bambina che magari non ha avuto la possibilità di sognare. Ecco, facciamo vivere il Natale bello ai bambini di oggi, ma soprattutto facciamoli sognare. Catapultiamo, idealmente parlando, i bambini dell'oggi in una dimensione fiabesca, in una dimensione favolistica, in una dimensione in cui loro sono i protagonisti del Natale. Perché loro sono i protagonisti del Natale, i veri protagonisti del Natale sono loro i bambini, non tanto i regali, ma loro stessi in qualità di esseri umani che di fatto, vanno a godere, vanno a vivere, vanno a sentire in maniera accesa, in maniera completa, da subito il Natale come festa, come momento di gioia, come momento di unione, come momento per stare insieme, ma anche e soprattutto come momento per condividere e scambiare regali, eccitati all'ennesima potenza nel vedere la figura di Babbo Natale travestito per lui o per lei, bambino o bambina, e la felicità che va a riempire il loro angelicato volto. Io fino ai 12-13 anni ho avuto Babbo Natale, che portava i regali, la figura magica in questione, la vedevo, lo potevo toccare, mi portava i doni ed io ero felicissimo. Ero meraviglioso, ero angelicatamente eccitato. E oggi come sono? Un ragazzo buono, per bene, in gamba, altruista, generoso, grintoso, dolce. Non sono un ragazzo con il cuore di pietra. Eppure io penso, immagino che se non avessi avuto la figura di Babbo Natale, oggi avrei il cuore di pietra e sarei uno stronzo e non una persona buona. Questa è la mia opinione. Grazie, grazie carissimo Leonardo. Quindi sì, far vivere ai bambini la figura del Natale, o meglio di Babbo Natale, faglielo credere, assolutamente sì, farli vivere in una dimensione favolistica, fiabesca, per far sì che loro stiano bene. Grazie, grazie a te, grazie a Stefania, che saluto, ciao Stefania, ciao Leonardo, un bacio grande, quando venite a Roma ditemelo, così ci vediamo, ciao, iscrivetevi al canale, mi raccomando, utenti di YouTube, a tutti gli altri dico, e al prossimo video da Leandro, conoscitore italiano e narratore italiano.